Salve passeggeri, in questo video voglio parlarvi del caso italiano più famoso e misterioso in assoluto, che vede come protagonista un metronotte genovese che sostenne di aver vissuto alcune esperienze sensazionali e a dir poco terrificanti, ovvero diversi incontri ravvicinati del quarto tipo con degli esseri extraterrestri che lui chiamava Dargos. Sto parlando dell'incredibile caso Zanfretta. Tutto ebbe inizio la notte del 6 dicembre 1978, quando Pier Fortunato Zanfretta, a bordo della sua Fiat 126, stava ispezionando, come ogni notte, le zone limitrofe al paese di Torriglia, poco lontano da Genova. Erano ormai le 11:30 di sera. Il metronotte decise di imboccare la statale 45 e di recarsi sulle alture torrigliesi, nonostante il fenomeno delle gelate avesse reso l'asfalto una rischiosa lastra di ghiaccio. Poco dopo essere giunto presso la villa Casa Nostra, proprietà di un noto medico genovese, i fari della sua auto si spensero inspiegabilmente e con essi anche il motore. Preoccupato dal guasto del mezzo, l'attenzione di Zanfretta venne presto catturata da un altro dettaglio a dir poco allarmante. Quattro enormi fasci di luce facevano capolino dal retro della villa. Subito il metronotte cercò di mettersi in contatto con la centrale operativa tramite la radio trasmittente nella sua automobile. Tuttavia, anche questa risultava isolata e fuori uso. Nonostante la paura che stesse provando, l'uomo si avvicinò alla villa con la pila spenta e la calibro 38 nell'altra mano. Zanfretta camminò rasente i muri dell'abitazione nel tentativo di sorprendere i ladri sul fatto, ma improvvisamente si sentì toccare la spalla. Il metronotte divenne bianco in volto quando, dopo aver acceso la torcia e aver puntato la pistola, si ritrovò davanti una creatura che, secondo la sua dichiarazione fatta la mattina seguente al brigadiere Antonio Nucchi, era enorme, alta circa 3 metri, con una strana pelle ondulata, come se fosse avvolto in una tuta molle. L'essere era grigio, con occhi gialli triangolari, vene rosse che pulsavano sulla testa e dalle orecchie a punta. Preso dal panico, Zanfretta fuggì verso l'automobile, tentando disperatamente di rimetterla in moto, ma fu tutto inutile. Tremante, tentò nuovamente un contatto radio e stavolta ebbe successo. L'operatore, che rispose, dichiarò di aver ricevuto la sua richiesta di aiuto a 00:15. Il metronotte disse di essere stato aggredito e l'operatore gli chiese da chi, e lui continuò dicendo che non erano uomini. Sempre più spaventato, cercò di descrivere alla radio ciò che stava vedendo. Parlò di luci abbaglianti e di uno strano velivolo triangolare che si innalzò in volo dal retro della villa e che infine sparì nel buio della notte. L'operatore sentì Zanfretta svenire e inviò sul posto alcuni suoi colleghi che, una volta ripresosi, lo riaccompagnarono in caserma e durante tutto il tragitto continuava a ripetere, visibilmente scosso, di averli visti. Nel mentre i carabinieri, ispezionando il retro della villa, trovarono una strana impronta a forma di ferro di cavallo dal diametro di circa 3 metri che definirono nel rapporto come il segno lasciato da un velivolo non identificato. La testimonianza di Zanfretta non rimase a lungo isolata. Nel corso dell'inchiesta sul caso, i carabinieri scoprirono che altri 52 testimoni avevano visto quello stesso velivolo non identificato esattamente alla medesima ora. Due giorni dopo, l'8 dicembre, un quotidiano genovese parlava per la prima volta del caso del metronotte. Raggiunto dunque un certo clamore mediatico, Zanfretta venne assillato da continue telefonate. Tutti volevano sapere cosa fosse realmente accaduto quella notte. Tra le tante richieste ed offerte che Fortunato ricevette, ce n'era una che lui stesso volle prendere subito in considerazione, ovvero quella che riguardava una seduta di ipnosi regressiva. Il 23 dicembre Zanfretta si recò dal medico genovese Mauro Moretti, che condusse la seduta di ipnosi, rigorosamente registrata sul nastro. Dopo le tecniche di rilassamento, l'uomo iniziò ad ansimare e a rivivere le scene di quella notte. Raccontò dettagli a lui ignoti in stato di coscienza. Le sue parole facevano intendere che fosse stato manipolato fisicamente e mentalmente dopo essere stato rapito dagli alieni.
Pochi giorni dopo la sorprendente quanto produttiva seduta di ipnosi, il metronotte tornò protagonista di un'ennesima sparizione dopo aver ripreso servizio presso la zona genovese della Val Bisagno durante la notte tra il 27 e il 28 dicembre. Erano le 23:46 quando contattò via radio la centrale operativa. Le sue parole, cariche di paura, raggelarono l'operatore. «Sono avvolto da una fitta nebbia e non vedo più nulla. La macchina va da sola ed acquista sempre più velocità. Non so cosa fare». La richiesta di aiuto terminò con urla disperate. Ci fu un silenzio tombale che durò circa 4 minuti e dopo Zanfretta tornò a comunicare la sua situazione con una strana ed inquietante calma. Disse con tono distaccato: «La macchina si è fermata, vedo una gran luce, adesso esco». Dopo oltre un'ora, per via della fitta nebbia, le ricerche del metronotte giunsero al termine. La sua automobile venne rinvenuta presso la strada di montagna verso Rossi nell'entroterra, mentre l'uomo era poco più distante, nuovamente in preda al terrore. Sebbene fosse una serata particolarmente fredda, a detta dei carabinieri, il tettuccio della sua auto scottava come se fosse stato sotto il sole rovente e lo stesso Zanfretta era accaldato e sudato, con viso e spalle asciutti, nonostante la pioggia battente. Accanto al mezzo, inoltre, vennero rinvenute enormi impronte di piedi che, misurate dai carabinieri, risultavano circa di 50 centimetri. L'uomo, in stato catatonico, ripeteva testuali parole: «Dicono che mi vogliono portare via. Che ne sarà dei miei bambini? Non voglio! Non voglio!» Nonostante il metronotte apparisse ai colleghi come in buona fede e sincero, l'istituto di vigilanza lo sottopose alle visite del professore Giorgio Giannotti, specialista in malattie nervose e mentali, e dopo attente analisi, il 31 gennaio del 1979, rilasciò un certificato dove attestava che il signor Zanfretta era in perfette condizioni psichiche e neurologiche. Nel frattempo i media cominciavano a presentare il caso Zanfretta al grande pubblico. L'uomo venne addirittura intervistato in varie trasmissioni televisive e da numerosi giornalisti dell'epoca. Sebbene gli eventi eccezionali sembravano essersi arrestati, il 30 luglio Fortunato ebbe un ennesimo rapimento sulle alture del quartiere di Quarto a Genova e venne rinvenuto dopo un paio di ore sulla cima del Monte Fasce, sebbene quella sera stesse viaggiando in scooter, poco adatto alle ripide e dissestate stradine di montagna. Ancora il 2 dicembre Zanfretta svanì mentre era a bordo di una Mini Cooper presso la periferia della città. Questo episodio venne confermato da altre 4 guardie giurate, le quali affermarono di aver visto un oggetto non identificato illuminarli. Tra di loro c'era il tenente Cassiba, che preso dal terrore si mise a sparare in direzione delle luci, scaricando tutte le pallottole che aveva in dotazione. Pier Fortunato, la mattina seguente, si recò nuovamente presso un medico per una nuova seduta di ipnosi, cercando di rivivere gli eventi di quella notte. Durante la seduta, egli svelò che quegli esseri erano arrivati dalla Spagna quella stessa sera, un dettaglio che inizialmente sembrava essere irrilevante, se non fosse che il giorno dopo il servizio internazionale ANSA riportò sui giornali italiani una notizia a dir poco straordinaria. Un veterinario spagnolo affermava di essere stato inseguito da un UFO mentre si trovava al volante della sua automobile su una strada vicina a Guadalajara, ad una cinquantina di chilometri da Madrid. L'uomo aveva avvistato l'oggetto volante non identificato la stessa notte in cui era stato rapito Pier Fortunato Zanfretta, lasciando stupiti scettici e non, perché quella notizia portò il suo caso ad una notorietà incredibile. Zanfretta svanì nel nulla altre volte nel corso degli anni, fino al 1980, quando lasciò il lavoro di guardia giurata per un impiego meno rischioso. Per concludere, le vicende di Pier Fortunato Zanfretta sono, anche se non verificate ufficialmente, ma solo da alcuni testimoni, una delle pagine più sorprendenti ed affascinanti della storia giornalistica italiana, probabilmente il caso più incredibile per gli ufologi insieme ai fatti di Firenze del 1954. Dapprima conosciuto solo in Italia, l'ormai ex metronotte è diventato noto quasi in tutto il mondo, costituendo, suo malgrado, uno dei più sorprendenti casi di rapimenti alieni del XX secolo.
che sia stato solo frutto di fantasie di una mente creativa o verità di un uomo sincero, i resoconti di Zanfretta valgono la pena di essere conosciuti perché possono terrorizzare, ma allo stesso tempo far sognare gli appassionati sui misteri del cosmo. E tu cosa ne pensi di questo caso? Fammelo sapere con un commento e se il video ti è piaciuto, metti like ed iscriviti al canale. A presto, passeggero, ti aspetto in un prossimo incubo.